ci sono problematiche enormi ancora da risolvere, perché siamo tuttora fermi. Con questo segnale, io devo ringraziare Stefano che sta facendo un grande lavoro, chiaramente insieme ai tecnici, noi diamo tutta una serie di indicazioni, sia per intervenire su alcuni aspetti da regolamentare ancora al meglio, da chiarire rispetto alle ordinanze, ma soprattutto noi molto chiaramente diciamo che la filiera deve tornare sotto il controllo del comune, perché finché la gestimmo noi, per le BLC, io vi ricordo che eravamo arrivati al ritmo di 500 contributi definitivi a settimana, qui adesso non è proprio, è completamente impallata, ci assumiamo noi la responsabilità di guidarla, perché voi sapete che fino alla fine dell'anno rimarrà la filiera per quanto riguarda lei della periferia. Secondo aspetto è che noi vogliamo partire con il centro storico subito e non possiamo assolutamente accettare che i progetti del centro storico vadano in coda alle della periferia. Per cui noi chiediamo a questo punto, e abbiamo le idee molto chiare, di creare una struttura leggera, non dispendiosa, anzi si risparmia rispetto ai 12 milioni attuali del Comune dell'Aquila, e abbiamo scoperto l'acqua calda e l'uovo di Colombo, vale a dire noi chiediamo, abbiamo già strutturato gli uffici per avere l'esame dei progetti in un'unica soluzione, diciamo in una conferenza dei servizi permanente, mettendo intorno al tavolo tutte le componenti che sono chiamate all'approvazione dei progetti, perché l'obiettivo, visti i tempi di presentazione dei progetti, è che nella primavera del 2013 partano i cantieri degli edifici dei centri storici. Dopodiché avremo un lasso di tempo di 24, 36, massimo 48 mesi, durante i quali noi avremo ricostruito il centro storico. Noi abbiamo questi tempi ben chiari, queste sono le nostre proposte, poiché sono inserite, e non è un caso che la conferenza stampa la facciamo qui, sono inserite nel programma elettorale. Gli aquilani, se votano questa, se voteranno per noi, avranno votato questa proposta. Io spero di vincere al primo turno, perché a quel punto posso andare al governo, Barca già sa che questo è il nostro programma elettorale, e il governo dovrà dire di sì, perché l'avranno detto gli aquilani. Piero Di Stefano, si parla sempre di ricostruzione, se ne parla tutti i giorni, oggi parliamo di quella del centro storico. Sì, vogliamo e dobbiamo fare il punto anche sulla ricostruzione del centro storico, senza farci distrarre dalla campagna elettorale, che è importante, ma nel frattempo la città deve andare avanti. Siccome ci sono problematicità che noi costantemente chiediamo al governo, problematicità da risolvere normalmente, problematicità introdotte anche con la ultima OPCM, la 4013, ecco perché oggi vogliamo fare il punto di questo. La 4013 dice che la filiera controlla solo le pratiche fuori dai centri storici, fa attività di formazione per quelle dentro i centri storici, con personale che devono mettere a disposizione i comuni. Noi chiediamo personale da settembre 2011, se il personale non ce lo danno aggiuntivo, quella formazione non potrà mai essere fatta. Quindi noi cosa diciamo? Diciamo dateci il personale, lo mettiamo a disposizione per essere formato, ma senza soluzione di continuità facciamo anche esaminare le pratiche che sono pervenute nel centro storico. Non si può bloccare per l'ennesima volta un processo che si è positivamente avviato. Dove si è avviato? Dove non si è avviato, chiediamo che vengano risolti i problemi connessi agli importi per il centro storico. Se abbiamo un aggregato che ha una E, una B e una C, bisogna che quell'aggregato sia considerato in termini strutturali come una E. Non si può suddividere l'importo alla E un importo, BC un altro importo, perché nel suo insieme si rischia di non arrivare e poi va in accollo al consorzio di quell'aggregato, e questo significa introdurre degli elementi di conflittualità dentro quel consorzio che paralizza il cantiere. Queste cose sono elementari, vanno capite. Ma perché succede questo secondo lei? Ieri Cialente in un dibattito in Piazza Duomo con gli altri candidati sindaco ha detto che per questo tipo di problematiche forse c'è un disegno ben preciso. Voi vi siete chiesti il perché? Ma io continuo a dire che se si va avanti a spot, ordinanza per ordinanza, senza un'organicità di procedure, queste cose accadranno sempre, perché sia per quanto riguarda gli importi, quindi una visione globale, sia per quanto riguarda la procedura per approvare i progetti, visione globale, e la si lascia così all'interpretazione momentanea di un'ordinanza, sorgeranno sempre problemi. Perché se non c'è una legge che dice bisogna fare questo e quest'altro ancora, chiunque si chiama fuori poi da quel processo. Noi questa storia degli aggregati e dell'esito E
dove sono presenti altri esiti, oppure se un'aggregata presente, una parte storica vincolata e una parte non vincolata che godono di diversi contributi, noi l'abbiamo sempre detta, che è il problema dei progettisti oggi, come fanno a fare il progetto se non sanno su quali risorse poter contare? Quindi questo va risolto, adesso la 3996 ci mette un po' in tranquillità con le procedure, certo mancano ancora i sottoservizi che è ancora tutto bloccato lì, noi abbiamo segnalato al nuovo ministro Barca di volerli sbloccare. Quello è uno dei punti più importanti, perché se non si rifanno i servizi. Ma quello è importantissimo, parliamo di sparziti, di società avanzata, col progetto LOX, noi abbiamo lavorato su questi argomenti già da un anno, si blocca il processo di finanziamento del progetto, quando già ci sono 27 milioni che potenzialmente potrebbero essere usati, sblocchiamo quelli, facciamo partire, almeno un pezzo parte. Santo cielo, ma non è che si può andare avanti così, così rischia di morire la città, eppure la città volontà e segni di ripresa li sta dando, perché le attività che hanno riaperto il centro storico, i giovani che cominciano a frequentare quelle vie, quella socialità che si è riattivata intorno a piazza Regina Margherita, sono elementi importanti, sono elementi che vanno incentivati, non disincentivati. C'è bisogno di sicurezza però? C'è bisogno di sicurezza, ma quei palazzi sono stati messi in sicurezza, c'è bisogno anche che i giovani, come dire, si autoregolino, nel senso che non ne approfittano per andare in luoghi che hanno un po' o qualche problematicità, ce l'hanno, però noi dobbiamo saper camminare parallelamente sulle due cose, altrimenti rischia che questa città, per il tempo che ci vuole, rischia di essere abbandonata. Quando un'attività economica si trasferisce al centro storico fuori, poi per ritornare al centro storico ci vogliono soldi e noi non viviamo in un momento di grande felicità economica come paese. Queste cose le dobbiamo tenere in considerazione, perché se quel centro storico non ritornano, uffici pubblici, attività commerciali, quel centro storico non si riprende e sarebbe un disastro immane che ci porteremmo tutti sulla coscienza, ma per primo sulla porta del commissario, poi accanto a lui il governo, perché il comune più di quello che sta facendo la sua parte la sta facendo.